Fino al 6 maggio alla Fiera di Parma c'è Cibus, l'evento di riferimento per l'agroalimentare italiano, con un'aspettativa di 60.000 visitatori e più di 3.000 aziende presenti. Le Marche sono a Parma con più di 40 imprese nella collettiva promossa dalla Regione e dall'INFA, l'azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche. Con questa fiera iniziamo un rilancio del sistema agroindustriale. Abbiamo 45 imprenditori marchigiani che presentano i loro prodotti. Lo abbiamo fatto in gran stile insieme alla Camera di Commercio, insieme all'INFA, l'azienda speciale, e con anche l'attenzione di tutti i player e media nazionali e internazionali. E abbiamo cercato di far conoscere i nostri migliori prodotti, facendo sapere anche tutto il lavoro e lo sforzo che si sta facendo sia per sostenere le esportazioni ma anche per rilanciare le filiere agroindustriali. E il PSR sarà un'occasione con i prossimi bandi per le filiere, per il sistema, con 36 milioni di euro di dotazione per rafforzare ciò che parte dall'agricoltura e diventa cibo come trasformazione. Più noi riusciamo ad aumentare la catena del valore aggiunto che rimane sui nostri produttori e più rafforziamo il sistema economico. E dobbiamo in questo senso investire nei nostri imprenditori, fare in modo che nasca una migliore competitività, che nasca un trasferimento tecnologico e anche di competenze che dalle tradizioni che noi abbiamo sul sistema agricolo venga trasformato anche in sistema agroindustriale. Questa unione di mettere insieme il sistema agricolo con quello industriale è davvero un punto di forza che noi marchigiani riusciamo a fare meglio di altre regioni. Dobbiamo saperlo vendere meglio e da Parma, così come da altre parti, abbiamo fatto un'operazione che è iniziata a Dubai con un marchio che si chiama Marche Land of Excellence. Questo marchio deve servire proprio per creare un'operazione di branding e per far conoscere il nostro sistema produttivo e le sue eccellenze. Venire a questa fiera sicuramente è un'occasione molto importante per i produttori, in una vetrina internazionale che può permetterci di ulteriormente migliorare quella che è la situazione anche di scambi commerciali, quindi del commercio per le nostre produzioni. Dopo 2 anni di pandemia si ritorna un po' in libertà e quindi le opportunità, anche visto oramai i visitatori che ci sono opportunità importanti. E le nostre eccellenze le abbiamo portate proprio qui a Parma, le nostre eccellenze marchigiane. E sarà l'occasione appunto per ulteriormente migliorare quelli che sono gli aspetti di valorizzazione dell'intero territorio regionale delle Marche, una regione, come sappiamo, di grande qualità, in modo particolare per le produzioni dell'agroalimentare.